Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Domani si gioca una partita molto importante, una partita che per molti, per entrambe le squadre, è significativa per quello che è l'obiettivo stagionale. Da una parte c'è la Juventus che con un punto ufficialmente sarà campione d'Italia. Dall'altra c'è la Roma, che appunto ospita la Juventus, che con un punto sarà ufficialmente qualificata in Champions League col terzo posto. Quindi sostanzialmente parliamo di due obiettivi che per quanto siano diversi sono molto importanti. Quindi innanzitutto togliamoci dalla testa che sia una partita così, tanto per passeggiare. Quella potrebbe essere la partita finale della Juventus, visto che comunque sarà, dovrebbe essere una giornata di festa, l'assesa del retrocesso, insomma gli addii e così via. Ma quella di domenica sarà una partita, Roma-Juventus, né più né meno. Quella, una partita tra quelle che secondo me sono le due squadre più forti di questo campionato, con la Juventus chiaramente in testa. Detto questo, Roma-Juventus. Roma-Juventus arriva innanzitutto dopo quella che è stata la vittoria della Juventus in Coppa Italia, quindi il morale è molto alto. Per la Roma la sconfitta uscita dalla Champions League non è stata molto traumatizzante perché chiaramente non si aspettavano di arrivare fin lì dove sono arrivati. Però c'è da dire che chiaramente sarà una partita molto combattuta, ci sarà un po' di turnover che non va confuso con qualcosa di ripiego, perché parliamoci chiaro, Higuain ad esempio ha riposato chiaramente l'ultima partita, quindi sarà titolare, e parlare di turnover con Higuain fa anche un po' strano, ma è così sostanzialmente rispetto all'ultima partita, quindi Higuain titolare potrebbe essere una soluzione, così come Dzeko, quindi abbiamo i due bomber delle due squadre che potrebbero anche decidere la partita. Secondo me è una partita che non vedrà tanti gol. Potrebbe finire anche in pareggio, cosa che andrebbe bene entrambe le squadre, non perché vogliano giocare per forza per il pareggio, però lì dove dovessero trovare il gol non andranno oltre perché sanno che basta un punto e risolvono la questione. Quindi è un discorso proprio di mentalità proprio delle squadre che non rischiano di perdere una partita per posticipare un loro obiettivo prefissato, ma semplicemente attacchi finché devi attaccare, difendi quando c'è bisogno di difendere. Quindi semplicemente è una cosa che è così, sacrosanta. Detto questo, però un po' di turnover in casa Juventus potrebbe starci, perché Cuadrado è squalificato, però torna De Sciglio che sarà sicuramente convocato, che non credo che giocherà, quindi potremo trovare magari il terzino bloccato. C'è Alexandro che ha riposato, quindi potrà giocare Alexandro, un'altra soluzione interessante. Potrebbe esserci spazio per Rugani e con Benatia, potrebbe essere. E attenzione alla carta Bernardeschi, che il fatto che manchi Cuadrado, e Bernardeschi si è ritrovato dopo l'infortunio, attenzione per le scelte che metterà in campo. Douglas Costa e Higuaín secondo me sono due punti forti di questa squadra e quindi andranno in campo. Però Dybala Bernardeschi è una soluzione ancora abbastanza strana, quindi bisogna ancora decidere quale dei due giocherà. Non escludo che uno possa sostituire l'altro in partita in corso, quindi andate molto cauti su questa cosa qua. Per quanto riguarda Roma, dovrebbe giocare Florenzi e il Shaarawy, torna Juan Jesus, quindi tornano un po' di giocatori. E quindi chiaramente c'è una partita che secondo me, per quanto ci riguarda, è la partita che era decisa dagli episodi, quindi episodi di magari un giocatore che non ti aspetti in realtà, e non per forza gli Higuaín di turno o Dzeko di turno. Però chiaramente in questo caso, per non sbagliare, al di là di quelli che secondo me saranno po pochi gol che avverranno, se questa è la situazione in cui ci sono le squadre che basta un pareggio per ottenere l'obiettivo, è chiaro che in questo caso i portieri potrebbero fare un partitone, Alisson è un portiere fortissimo, potrebbe fare un partitone e salvare un botto di palle, stessa cosa magari per Buffon, quindi magari anche il fatto che poi si possa rischiare di prendere uno o due gol, ma con una prestazione molto buona, sono forse più sicuri i portieri stessi che i giocatori davanti, che magari potrebbero fare una partita un po' opaca dovuta al fatto di essere chiusi tanto. Quindi attenzione un po' alle scelte, sono partite molto difficili queste qua, nel senso per quanto riguarda il fantacalcio, perché puoi veramente avere una botta di culo. Diversamente dalle partite in cui ci sono una squadra forte e una squadra scarsa, in cui sai che quella forte per il 90% dei casi farà da due o più gol quella scarsa, in questo caso ci si può aspettare veramente di tutto e trovarsi un 1-1, un 0-0, un 2-1, anche un 4-1 come quella contro il Milan. Quindi ci sono tante ipotesi, quindi andate molto cauti sulle scelte e guardate un po' quello che potrebbe essere il calendario delle altre squadre. Tenendo conto di quello che poi è la situazione, cioè ci sono delle cose in gioco e allora lì potrebbero spingere di più. O in caso non ce ne fossero, al di là dell'orgoglio personale, sono partite magari noiose che finiscono come finiscono. Detto questo, forza Juve, speriamo che vinca la Juve e che i giocatori nostri facciano dei bei punteggi. E ci vediamo al prossimo video che sarà quel che sarà. Alla prossima, ringrazio ovviamente il mondo del fantacalcio e invito a seguirlo. Ciao! Paura, paura, paura.